cibo ci dice che la nostra vita ha bisogno di essere alimentata. Dipendiamo dall'ambiente. Ciò che è lì fuori, altro da noi, deve poter essere pensato come nostro nutrimento affinché la nostra sopravvivenza sia assicurata. Passando attraverso la nostra bocca, albergando nel nostro stomaco, transitando attraverso il nostro intestino, viene assimilato e così ci forma e spesso, ahi noi, ci sforma. Tra sé e la natura, l'animale uomo frappone un inevitabile filtro, la cultura. Una società ingiusta produce cibo ingiusto. Una società che aspiri alla giustizia si chiede cosa debba fare affinché il cibo sia giusto. Laddove il cibo è ingiusto, il rosso dei pomodori che mangiamo è anche il rosso del sangue di chi, da schiavo, piegato sulla terra, li raccoglie, morendo talvolta, stremato dalla fatica. L'idea di fondo è quella di provare a coinvolgere le comunità per realizzare un progetto di animazione sociale in una prospettiva che lanci qualche idea che poi nella sua autonomia la comunità possa proseguire. Il tema di quest'anno è il cibo. Il cibo perché costituisce un elemento simbolico fondamentale, pertiene alla cultura delle comunità ed è sempre un elemento di identità. A distanza di pochi chilometri le comunità serbano gelosamente le peculiarità delle loro ricette. La cucuzzata di Ortelle non è la cucuzzata di Vitigliano, su questo si possono aprire ampi e interessanti dibattiti. Questo per significare che, così come la lingua, il cibo costituisce una chiave per capire le comunità e i processi di costruzione delle comunità stesse. Come ogni anno prevede delle attività più performative la mattina, in cui c'è proprio il momento di contatto con la comunità, e quindi ogni anno abbiamo costruito una situazione che consentisse poi di poter interagire direttamente con i cittadini. Quest'anno questo dispositivo è stato un vero e proprio educational game sul cibo, che abbiamo chiamato Giochiamo il Cibo,
E questa education consisteva nella necessità che avevano gli allievi che hanno partecipato alla scuola di andare a prepararsi il proprio cibo ogni giorno, ma in che modo? Innanzitutto ascoltando ogni mattina le consegne che venivano date loro da una nutrizionista che indicava fondamentalmente quali dovevano essere gli elementi, il tipo di cibo che dovevano consumare quel giorno, se dovevano assumere proteine piuttosto che carboidrati. Dopodiché, sulla base di queste indicazioni, loro dovevano andare tra la gente, qui ad Ortelle e a Vigna Castrisi, che sono i due luoghi su cui abbiamo fatto tutta la scuola quest'anno, e dovevano appunto chiedere alle persone di farsi dare delle ricette per preparare il cibo del giorno. Dopo aver raccolto le ricette, sulla base degli ingredienti che erano necessari, loro dovevano ogni giorno fare la spesa, quindi acquisire tutti gli ingredienti della ricetta, e lo dovevano fare ricorrendo esclusivamente a prodotti locali, andando presso gli agricoltori e i produttori del luogo, quindi di Ortelle e di Vigna Castrisi. Oggi dobbiamo cucinare la pasta fresca, e ricotta, ortaggi. E questa, la ricetta proprio in dialetto come si chiama? Che vogliamo sapere i nomi dialettali delle cose, vogliamo conoscere? Minchiarebbi, dicevano, minchiarebbi. Ricchi e minchiarebbi? Sì, ricchi e minchiarebbi. Sì. Qualche volta, qualche giorno, mi faccio le pittole e se ve le mangiate calde calde. E anche la nutrizionista oggi ci ha detto che possiamo mangiare pasta fatta in casa, e stiamo facendo lasagne. Poi abbiamo da ingredienti da poter usare le verdure, gli ortaggi o formaggio fresco. Come possiamo combinare questi ingredienti per fare il formaggio fresco? Ci vuole ai maccheroni, no? Ma con le ricotta la facevano pure con le ricotta prima la pasta. Nel sugo però. Solo ricotta no. Ricotta. Con i maccheroni. E con le lasagne? Come sai, è uguale, come i maccheroni. Quando la pasta poi è cotta si unisce il tutto? Poi quando la pasta è cotta la giri, come devo sì, dire? Si amalgama il tutto, diciamo, no? Sì. Okay. Buone lasagne con la ricotta sono buonissime. Sì. E questa ricetta la facevate in qualche occasione particolare? Di Sant'Anna c'era la tradizione che si facevano lasagne. Di Sant'Anna. Di Sant'Anna, sì. Se volete che vi do una mano con grazie. Tutto il cuore, insomma, ecco. Grazie Maria. Possiamo andare da un altro produttore locale, che è il signor Scodellaro, che ha una campagna. Ci dividiamo sempre in gruppi in modo da ottimizzare il lavoro. L'altra volta quando siamo venuti in campagna avevate le pistinache. Per caso ve ne sono rimaste? Questo è quello che abbiamo fatto. Vero Giovanni? Carote, sì. Le foglie si mangiano. Sì, sì, si può. Qual è la differenza tra le due? Sono semplicemente due varietà diverse. Sì, io le ho assaggiate sempre rosse. Sì. No, io pure bianche, ma io quelle rosse. Possiamo mostrarle il concime biologico che fate? Perché loro non lo conoscono. Come fanno loro? Ortica, tabacco. Tabacco. In pratica fa macerare tutto il prodotto, tutto che non ciò che non serve lo lascia. È come se fosse un riciclo naturale. Sì, sì. E lo fate solo in estate o sempre? In primavera. Ah, ok. Sì, sì, no. Sì, si sente. Profumino. Si sente.
Noi costituiamo poco prima di intervenire nella comunità che abbiamo prescelto il gruppo che va a intervenire e attraverso l'intervento va a formarsi. Quando la piccola carovana dei nostri studenti arriva nella comunità, evidentemente è un elemento di perturbazione. Introduce stimoli, provocazioni, e questo si trasforma necessariamente in un atto di riflessione. Tentiamo di farlo con il teatro, con la musica, con la danza. Prepariamo nel corso di 8-10 giorni una performance attraverso cui restituiamo alla comunità le narrazioni, i racconti, le storie che essa ci ha donato durante il periodo della nostra permanenza. Quella restituzione generalmente provoca degli echi. Il momento del cibo che si consuma durante un matrimonio, il cibo che si consuma durante un funerale o comunque nel periodo di lutto, il cibo del carnevale. Su queste linee loro hanno poi fatto delle domande ai testimoni della comunità per raccogliere informazioni rispetto a questo. Quando finivano di fare la spesa, diciamo, e quindi di approvvigionarsi tutti gli ingredienti presso gli agricoltori locali, c'era il raduno in uno spazio attrezzato a Parco San Vito d'Ortelle con una cucina che abbiamo allestito per il game, e lì ogni giorno si sono ritrovati a preparare il pranzo. La zucca, 1,750 kg. Poi il sedano. Il sedano ce l'ho qui. È bello, dico, volete qualche cosa? Quanto ne ho? Ci servirebbe sempre per condire la pasta per 20 persone, quindi se. Sì, per tagliuzzare e metterla insieme. Secondo me pure una metà potrebbe andare bene, no? Okay. Ecco, è un modo per far dialogare l'università con il territorio, per far entrare in contatto gli studenti universitari con la vita concreta, quella della quotidianità delle comunità che esprimono i loro bisogni e anche i loro desideri, manifestano la loro intelligenza. Questo è il pomodoro d'inverno, si sa la provenienza da Otranto, da un contadino di Otranto. Mi è stata data dalla banca dei semi di Giugianello. Ha una polpa spettacolare. Questo sì, è otrantino. Questi qui sono nostri, questi sono di Vitigliano. E poi di qua abbiamo, se volete entrare un minuto, abbiamo le pende. La risposta della comunità è stata molto, molto bella, c'è stata una bella accoglienza. Il mandato era cenare con la comunità e in quell'occasione fare proprio un baratto sul cibo, per cui anche le persone che sono venute a mangiare con noi hanno portato qualcosa, frutta, pane, peperonate, quindi riportiamo un po' quello che abbiamo raccolto, quello che loro ci hanno raccontato. Lo abbiamo ovviamente rielaborato e rimontato
anche dal nostro punto di vista, arricchendolo anche di inserti che sono per noi una proposta anche per loro di approfondimento, di riflessione, tutta la dimensione etica legata al cibo e poi sicuramente tutto quello che ha a che fare con sovranità alimentare, produzione chilometro zero, importanza di circuiti alternativi che valorizzino sia le risorse locali che sono attive come produttori nel settore agroalimentare e sia per una questione anche di benessere e di qualità della vita. E poi abbiamo immaginato questo momento in realtà non come uno spettacolo, ma è una restituzione che viene in modo performativo, quindi attraverso la musica, il teatro, la danza, che per noi sono dei canali per dialogare, quindi per far arrivare quello che vogliamo far arrivare in un modo coinvolgente, anche molto corporeo, molto di prossimità, ed è un momento di chiusura del percorso e di festa con loro.